L'intuizione è assolutamente figlia del sogno, non c'è dubbio. Questa settimana Wonderland incontra Giovanni Bignami per il dizionario del fantastico Scienziato Pazzo. Ma per cominciare, Mainstreaming, viaggi multimediali tra i nuovi universi del fantastico. Ero in Svizzera, nell'antica città di Berna. Ospite del dottor Mebius, entomologo di grande fama. Mebius, ossia Jean Giraud, omaggiato da Fellini e citato da Lucas, ha influenzato l'immaginario mondiale, ispirando a Ridley Scott la megalopoli di Blade Runner con Long Tomorrow e collaborando direttamente con lui su Alien. Ha inoltre partecipato alla realizzazione di The Abyss e al visionario Tron, ma pure a opere kitsch quali Willow, Space Jam, I Dominatori dell'Universo e soprattutto Il Quinto Elemento. Jodorowsky lo chiama per il suo faraonico e mai realizzato Dune, e con lui finisce per creare una pietra miliare del fumetto, l'Incal. Mebius ha poi molti altri talenti. Disegna il western Blueberry, il cosmico Silver Surfer per Stan Lee, scrive per Gyro Taniguchi e soprattutto rivoluziona la bande dessinée con l'antinarrativo Garage Ermetico e il muto Arzak. Inevitabilmente citato nel segmento Tarna del film Metalli Hurlant, ma seminale anche per Miyazaki e la sua Nausicaa. Il suo maggior contributo in animazione è probabilmente Le Maître du Temps, coproduzione europea inedita in Italia, per cui Mebius firma anche la sceneggiatura. Sfumata la trasposizione di L'Incal, sfida l'impossibile eredità di Winsor McCay e collabora al piccolo Nemo, sul quale ritornerà nel 94 in una nuova versione a fumetti. Instancabile sperimentatore, si cimenta con l'animazione in grafica 3D nel corto La Planata Encore e offre il proprio contributo al film d'animazione hawaiano ancora in produzione Strange Frame Love and Sax, sorta di rock opera sci-fi, insolita tanto nella tecnica quanto nella raccolta di investitori via Facebook. Il cinema gli deve moltissimo, ma non sa ripagarlo con adattamenti degni di nota, deludendolo amaramente con Blueberry. A oggi, la miglior trasposizione di una sua opera è il cortometraggio di Kassovitz Cauchemar Blanc. Ma in fondo è un dettaglio. Mebius è già entrato nei nostri sogni. La storia dei viaggi spaziali comincia in Francia, quando nel 1865 Jules Verne pubblica Dalla Terra alla Luna, un libro fondamentale per il piccolo tedesco Hermann Hubert, che nel 1922 si laurea con una tesi sui razzi. Poi, tra il 1928 e il 1929, collabora a Berlino con Fritz Lang. Il pioniere delle missioni sulla Luna dà un contributo fondamentale alla prefigurazione scientifica del futuro programma Apollo. La partenza nel 1929 è immaginata come quella di Cape Canaveral esattamente 40 anni dopo e si deve al regista viennese l'invenzione emozionante del conto alla rovescia. A bordo, per l'assenza di gravità, ci si muove con appositi sostegni. E lo spettacolo è lo stesso che stupirà l'equipaggio dell'Apollo 8. La discesa della scaletta è quella del 21 luglio 1969. Ma si immagina aria respirabile e un clima collinare. Nel 1955 un giovane allievo di Hermann Hubert è anche lui una celebrità della missilistica, Werner von Braun. Progettista delle V2 naziste e poi consulente NASA, collabora con il regista Byron Eskin nella realizzazione di La Conquista dello Spazio. Anche se poi le vere tute peseranno 130 kg, le passeggiate nel vuoto cosmico, le navette shuttle e la stazione spaziale sono quelle ispirate dal libro di von Braun, The Mars Project.
L'anno prima della spedizione guidata da Neil Armstrong, è Kubrick ad avvalersi delle medesime fonti, arricchendo il suo film di numerosi dettagli del possibile futuro, come un precursore dell'iPad. E sono certo che tutto il mondo si unisce a me nell'augurarvi un viaggio sicuro e di successo. È nato in Brianza, ma è un cittadino dello spazio. Professore ordinario di astronomia all'Università di Pavia, presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, ha svolto le sue ricerche in Europa e Stati Uniti, collaborando con le principali agenzie spaziali alla progettazione di numerosi satelliti scientifici. Vincitore di premi e onorificenze, Giovanni Bignami si è affermato a livello internazionale con la scoperta di Geminga, la prima stella di neutroni senza emissione radio. Attivo nella divulgazione della scienza, scrive per quotidiani e riviste, prestando la sua consulenza anche alla programmazione televisiva in Francia, Stati Uniti e Italia. Tra i suoi libri L'esplorazione dello spazio, I marziani siamo noi, e la recente indagine sul futuro della conoscenza nei prossimi 50 anni, cosa resta da scoprire? Io vivo di sogni e di immaginazione, no? Poi purtroppo devo fare lo scienziato tutti i giorni, anzi adesso devo fare anche l'organizzatore della scienza, che è una cosa ancora più triste, meno sexy, ma drammaticamente necessaria, soprattutto in Italia. Dopodiché la scienza vive di immaginazione, no? Adesso il sogno fa venire in mente, che lei è quello che ha sognato il benzene, per esempio, o Mendeleev che sognava giusto appunto la tabella. È un mio piccolissimo, l'unica minimissima scopertina che ho fatto nella mia vita, l'ho sognata di notte, me l'ero dimenticata e poi sotto la doccia mi è tornato in mente, letteralmente bagnato, sono riuscito a scriverla su un pezzo di carta che conservo ancora, americano, ero in America bagnato di acqua, e quindi l'intuizione è assolutamente figlia del sogno, non c'è dubbio, un neurologo potrebbe spiegarlo molto meglio, ma in grosso modo ci sono delle onde che svolazzano dentro, in mezzo tra i neuroni e le sinapsi, e a un certo punto in qualche modo passano dall'inconscio al conscio, e così che nascono le idee nuove. Quindi io penso sempre, e lo dico ai miei studenti, di pensare fuori dalla scatola, come si dice, pensare l'impensabile, e è solo così che si fanno delle scoperte. Dopo che sono caduto in bagno, ho disegnato questo. Il flusso canalizzatore. Il mio libro si apre con una dedica in otto endecasillabi in rima baciata ai precari. Dice: noi in Italia abbiamo i precari, fanno la ricerca per pochi denari, fanno il futuro che loro non hanno, prendendo meno di quello che danno. Niente precari, niente scoperte, vogliamo contratti, notizie certe, sommessamente con ammirazione, vi dice grazie a un vero barone. Attendibilità della proiezione inferiore al 45%. Il modello non permette ulteriori ipotesi utili. Variabili infinite. Precisione sconosciuta. Sì, è questo il problema. Tra i razzi e la gravità del Sole, la velocità del modulo ordigno sarà così alta che spazio e tempo si confonderanno. Tutto sarà distorto, tutto sarà incalcolabile. Comunque, devi fare una scelta. Mi serve una decisione. Non è una decisione, è un azzardo. È come tirare la monetina e pretendere che io dica se sarà testa o croce. E quindi? Testa. Le risorse per la ricerca sono per definizione pubbliche e io non ho ancora trovato qualcuno capace di finanziare seriamente della ricerca fondamentale. E questo è un problema molto importante che perlomeno in Italia non è ancora risolto. Quindi la risposta alla domanda è politica, purtroppo. Bisogna che a un certo punto il governo si renda conto che è soltanto con una forte presenza pubblica, migliorando la force de frappe di capacità di ricerca, diventando perciò più simili
alla Francia, che investe moltissimo in ricerca, soltanto così possiamo migliorare e appunto accelerare. Solo un esempio, la matematica, che è totalmente assente dall'attuale programma nazionale della ricerca. Il programma nazionale della ricerca, fatto un anno e mezzo, due anni fa, non prevedeva, non esisteva la matematica. C'era invece una roba chiamata Made in Italy, per esempio. No, non è da ridere, Made in Italy è una cosa serissima, formaggio grana, per amor di Dio, le cucine, i mobili, le scarpe coi tacchi, no? Ecco. La Francia invece mette il 10% delle sue risorse nella matematica e ha i migliori matematici del mondo. La Torah è solo una lunga serie di numeri. Secondo alcuni è un codice che ci ha inviato Dio. Molto interessante. Sì, ma questa è solo robetta, senti qui. Ora proviamo col giardino dell'Eden, Kadem. Tradotto in numeri, 144. Il valore dell'albero della vita che si trova dentro l'Eden. Chiaro? Ad Haim è 233. 144, 233. Sono i numeri di Fibonacci. Come hai detto? È come la sua sequenza numerica. Fibonacci? Fibonacci era un matematico italiano del XIII secolo. Se dividi 233 per 144, il risultato si avvicina a teta. Teta? Sì, teta. È il simbolo greco della sezione aurea, la spirale aurea. Wow! Questa mi giunge nuova. E la trovi anche in natura? Come i girasoli? Ci sono spirali ovunque. E la matematica è ovunque. Ho una grandissima stima e simpatia per i colleghi asiatici come occidentali. Mi trovo benissimo con loro, non ho mai guardato il colore della pelle o la forma degli occhi di un collega fisico o biologo o comunque, diciamo così, intellettuale o persona di cultura. Il problema è proprio quello di riuscire a mettersi insieme, non uno contro l'altro. Rifaccio un esempio della Francia perché è un paese dove ho vissuto molti anni e dove il CNRS, che è l'organismo di ricerca più grande della Francia, ha come obiettivo a breve termine di arrivare ad avere il 20%, ripeto, il 20% dei suoi ricercatori stranieri, non francesi. E fanno questo perché hanno accesso a una riserva di cosiddette ex colonie, dall'Africa all'Asia, Vietnam, Algeria, Tunisia, che permette di mettere insieme delle risorse intellettuali enormi. Noi in Italia siamo molto indietro in questo senso. E io cerco disperatamente di lavorare, cioè di poter attirare qui gente da tutto il mondo, mandare i nostri in giro, ma in una cosa a somma positiva in cui tutti guadagniamo. Quindi io non ho quella paura, sono convinto che la globalizzazione culturale sia un grosso arricchimento. Ti presento il dottor Lokesh, docente di fisica quantistica all'Università di Chennai. Namaste. Il dottor Ramsey. Allora, cosa mi fai vedere? Neutrini che agiscono normalmente. Masse minuscole, niente carica elettrica, attraversano la materia ordinaria quasi indisturbate. Nel messaggio dicevi che sono raddoppiate dopo le ultime eruzioni solari. Fino all'altra settimana. Ma guarda che è successo 2 giorni fa. Le più grosse eruzioni solari nella storia dell'umanità. Causa del più alto conteggio di neutrini mai registrato. Mio Dio. A causa della presenza della Chiesa Cattolica, che l'Italia è in una posizione retro rispetto alle altre grandi nazioni europee in una cosa così fondamentale come la ricerca biologica, in particolare genetica, eccetera. Io ho una cara amica e collega, la professoressa Elena Cattaneo dell'Università di Milano, forse la più grande esperta di cellule staminali d'Italia, che è cattolica, proprio super credente, va a messa tutte le mattine così, eppure lei, per poter usare le staminali embrionali, che sono quelle che sono il futuro della ricerca, deve
sfruttare un trucco della legge per cui si possono comprare all'estero. No, questa cosa assolutamente fantoziana. La crescita minima avviene nell'ossigeno puro esposto ai raggi infrarossi. Andromeda cresce meglio nel diossido di carbonio e idrogeno esposto ai raggi X. Niente rifiuti. Nessun spreco di nessun genere. Te l'aspettavi? Andromeda è perfetta per lo spazio esterno. Consuma tutto. Non spreca nulla. Cristo santo. Che c'è? Delta V, passatemi subito Robertson. Che c'è? Speriamo che non sia troppo tardi. Dimmi. Funziona come un reattore atomico. Un'esplosione atomica la farebbe diventare una colonia gigante. In un giorno. Per anni avevo cercato di identificare in cielo una zona dove c'era una macchia di raggi gamma che avevo trovato nel 1973 in America. Per molti anni avevo cercato invano, andando a grattare il cielo, come si dice, ad altre lunghezze d'onda, non in raggi gamma, in altre cose, per vedere se c'era qualcos'altro e cercare di capire. E a un certo punto ho lavorato anche molto in Olanda e lì avevano ai tempi, nel 1976, un grande radiotelescopio che allora era il più potente del mondo. E io ho detto, oh, ragazzi, proviamo a puntare il radiotelescopio su questo oggetto. Mi è stato dato il tempo, cosa che non era banale perché io ho uno sfigato italiano, così, cioè, il fatto che ti dessero del tempo di osservazione di questo telescopio voleva già dire di essere sulla strada giusta. E poi mi ha detto, per puntarlo abbiamo bisogno di un nome del campo. Loro ogni campo di osservazione, come una fotografia, per identificarlo gli davano un nome. E allora mi sono inventato una cosa basata sul dialetto milanese. Io, l'avrete capito, nessuno è perfetto, sono milanese. E questo molto prima che Bossi esistesse o entrasse in politica, non ha nulla a che fare. Il dialetto milanese ha una sua, come dire, identità culturale, anche nobile, no? È benissimo. Allora, questa sorgente è nella costellazione dei Gemelli, una costellazione in cielo, in latino Gemini, è una sorgente di raggi gamma, gli ho attaccato dietro Geminga, pronunciato all'olandese perché ero in Olanda, con la G2 diventa Geminga, che in milanese vuol dire non c'è, Geminga. Figata pazzesca, no? Cioè la più grande invenzione dell'astrofisica e tutti la chiamano ancora così, anzi adesso c'è tutta una popolazione di sorgenti celesti che vengono dette Geminga-like, cioè fatte come Geminga. Quando mi hanno dato il premio gli americani, nella motivazione c'era spiegata questa storia, ma la NASA cercava di dire che era stata fatta insieme con degli americani e che la NASA aveva dato il nome a questa sorgente dicendo che nel dialetto milanese vuol dire non c'è. Uno si domandava perché diavolo la NASA desse i nomi a degli oggetti in dialetto milanese. Di origine egizia, il mito dell'apprendista stregone appare in letteratura attorno al 150 avanti Cristo dalla penna di Luciano di Samosata. Ma per tutti è Topolino. È pericoloso usare un potere senza saperlo controllare. Il monito è antichissimo. Nella cultura occidentale è quello del frutto proibito e si mescola con la storia di Prometeo che, nell'iconografia medievale, infonde vita a uomini di argilla collocando loro nel torace la fiamma della vita, alimentando il mito ebraico del golem, magica creatura analoga del leggendario homunculus. La vita artificiale contro Dio di Simon Mago e Paracelso, abilmente evocati nel Negromante del Viaggio fantastico di Sinbad. Un mago pienamente padrone dell'arte sua. È quasi un dio. Qui voglio mettere alla prova il mio cervello per conquistarmi la divinità. Così Faust, nella poetica visione di Christopher Marlowe, annuncia il suo proposito. Poi una ragazza di 19 anni, figlia di due insigni filosofi e moglie del poeta Percy Shelley, pubblica nel 1818 una geniale sintesi fra i miti del delirio di onnipotenza e la realtà della neonata scienza moderna. Il fulmine è la forza fondamentale dell'universo! Lei si chiama Mary e il suo personaggio è Victor von Frankenstein. È vivo! Erede illustre di Herbert G. Wells, Edgar Allan Poe e Jules Verne, li leggeva avidamente da bambino. Howard Phillips Lovecraft pubblica nel 1922 il racconto Herbert West Rianimatore,
ambientato in epoca contemporanea da Stuart Gordon al suo esordio. Gli effetti imprevisti del siero che ridona la vita sono zombie, parodie dei leggendari santi decollati e cefalofori. In quegli stessi anni, nella Germania di Weimar, Fritz Lang si impone come autore. Il gigantesco Metropolis è un serbatoio di visioni, nel quale confluiscono lo stupore per Manhattan, vista dal regista in un viaggio americano prima del definitivo trasferimento, e la rilettura del racconto di Eta Hoffmann, Der Sandman, l'uomo della sabbia, che propone lo scienziato alchimista dottor Spallanzani, abile meccanico e fabbricatore di automi viventi per fini malvagi, come Rotwang. Il troppo impegnato Lang deve rifiutare. Il capolavoro dell'espressionismo tedesco, Il gabinetto del dottor Caligari, finisce nelle mani di Robert Wiene. Ma il folle psichiatra, Dominus del sonnambulo Cesare, ispira il maligno ipnotizzatore creato dallo scrittore Norbert Jacques nel 1921 e adattato da Lang l'anno successivo. Il dottor Mabuse, che ritorna nel suo ultimo film tedesco prima di salpare per Los Angeles in autoesilio da Hitler. Infine, gravido dell'esperienza noir affermata col fondamentale Il grande caldo, avanti, spara! Ripreso nella pellicola di fine carriera dopo il rientro in Europa. Dottore, qui numero 12, missione compiuta. Cupo e pessimista, lo sguardo visionario di Lang si sofferma sulla tecnologia del controllo, anticipando l'attuale dibattito sul panottico globale dell'internet e l'invasione nella privacy delle telecamere di sorveglianza. Lex Luthor, brillante medico e geniale ricercatore, è il nemico assoluto che mira a uccidere Superman per assumere il controllo della Terra. La mente batte i muscoli. Definito dall'amico Borges il romanzo perfetto, l'invenzione di Morel, opera prima dell'argentino Adolfo Bioy Casares, omaggia nel titolo il Moreau di Wells. Ma le mire di onnipotenza puntano all'immortalità. Una macchina eterna il contenitore, tralasciando ogni contenuto. L'incubo di una scienza al servizio della parte sbagliata in piena guerra fredda trova corpo nei villain assoluti contro cui combatte. Bond. James Bond. Il primo è l'indimenticabile dottor No, che le innovazioni tecnologiche le incorpora come un malvagio cyborg ante litteram. Stessa origine malefica per il dottor Stranamore, passato come l'inventore delle V2 von Braun dalla parte dei buoni e su cui si abbatte la geniale satira di Kubrick. Dopo aver assunto allucinogeni amazzonici in sospensione dentro una vasca di deprivazione sensoriale, lo scienziato Eddie Jessup conduce su se stesso esperimenti di regressione della coscienza fino alle origini più remote. Un'esperienza che lo condurrà alla scoperta della summa filosofica contemporanea. La verità assoluta di tutte le cose è che non esiste verità assoluta. Capeggiato da un giovane studente di medicina affamato di conoscenze, un gruppo di giovani colleghi sperimenta la morte alla ricerca della risposta alla più antica delle domande. E dopo c'è qualcosa. Non lo so, è difficile da spiegare. Forse è impossibile. Sì, morire così è divertente. Dave, Nelson ha ragione. C'è sicuramente qualcosa dopo la morte. Senza alcun dubbio. Voleva fare The Shadow, che uscirà anni dopo. Ma per problemi di diritti, Sam Raimi inventa il cult Darkman. Dio, che cosa sono diventato? Dio, che cosa sono diventato? Le maschere alla Diabolik inventate dal mite scienziato Peyton Westlake fanno gola alla malavita. Sparagli! Spara a lui! Con la vita distrutta, Peyton diventa un vendicatore con uno scopo solo. Il regolamento dei conti.